il linguaggio dei cristiani che custodiscono lo Spirito Santo che è stato dato in dono a noi, che sanno che hanno lo Spirito che ispira, il linguaggio è un linguaggio speciale. Non devono parlare in latino, no, 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 no. È un altro linguaggio. È il linguaggio della dolcezza e del rispetto. È tanto brutto vedere quelle persone che si dicono cristiani, ma sono piene di amarezze. Con dolcezza. Il linguaggio dello Spirito Santo è dolce. E la Chiesa lo chiama il dolce ospite dell'acqua.